Uno dei personaggi chiave dello scacchiere medio orientale attuale è sicuramente Benjamin Netanyahu, l'attuale primo ministro di Israele che con i suoi ben sei diversi mandati ricoperti in momenti diversi dagli anni 90 ad oggi detiene il primato di primo ministro più longevo della storia di Israele. A prescindere da come la si pensi sulla sua attuale agenda politica, Netanyahu è e costituirà anche in futuro un personaggio assolutamente importante per la storia e l'evoluzione degli eventi in Medio Oriente. E per questo diventa cruciale conoscere il passato e capire così da dove tragga ispirazione per scegliere le proprie mosse nel complicato contesto medio orientale. Benjamin Netanyahu nasce nel 1949 a Gerusalemme, in una famiglia ebrea, dove il padre era un importante docente di storia di origine polacca ed emigrato in Medio Oriente negli anni 20 per decisione del padre, un rabbino e fervente sostenitore del sionismo, che dopo l'arrivo in Palestina ebraizzò il proprio cognome cambiandolo da Mileikovsky in Netanyahu. La madre, invece, Tziga Segal, era nata nell'allora Muta Sarrifato di Gerusalemme, quando ancora era sotto il controllo dell'impero ottomano. Benjamin Netanyahu trascorse così i primi anni della sua vita a Gerusalemme, per poi trasferirsi a metà degli anni 50 con la famiglia negli Stati Uniti, in Pennsylvania, dove il padre aveva trovato impiego come docente presso la Dropsy University. Ma il giovane Netanyahu, dopo aver completato gli studi di scuola superiore, alla fine degli anni 60 torna in Israele per svolgere il servizio militare presso le IDF, le forze armate israeliane, dove entra a far parte dell'unità speciale Sayeret Metkal, prendendo parte alle operazioni militari nella cosiddetta guerra d'attrito che Israele stava combattendo contro Egitto, Siria, Giordania e i militanti palestinesi, per poi partecipare ad alcune missioni speciali anche in Libano, rimanendo anche diverse volte ferito in battaglia. Nel 1972 Netanyahu torna negli Stati Uniti per iniziare gli studi universitari di architettura, ma solo dopo un anno, nel 73, scoppia la guerra dello Yom Kippur ed il suo patriottismo lo porta a partire ancora una volta per Israele per combattere, guadagnandosi infine il grado di capitano. Ma in questo caso il soggiorno in Medio Oriente è piuttosto breve e Netanyahu, tornato negli Stati Uniti, si laurea, venendo persino definito da alcuni suoi insegnanti come uno studente particolarmente brillante e deciso nel raggiungere gli obiettivi. Ma a metà degli anni 70 Netanyahu subisce un grave lutto in famiglia, che lo segnerà per tutta la vita, quando nel luglio 1976 suo fratello maggiore Jonathan viene ucciso in Uganda durante l'operazione Entebbe, nel tentativo di liberare alcuni ostaggi israeliani detenuti nell'aeroporto di Kampala dai miliziani filo-palestinesi appoggiati dal governo di Idi Amin, il carismatico presidente dell'Uganda. Sul finire degli anni 70, poi, Benjamin Netanyahu si dedica alle scienze politiche, studiando in particolar modo le strategie antiterrorismo, di cui in quegli anni venera un disperato bisogno, visti i continui dirottamenti di aerei e navi, soprattutto connessi con la causa palestinese, organizzando anche varie conferenze e incontri che gli permisero di acquisire una buona notorietà all'interno del panorama politico americano e israeliano. Nel 1982 Netanyahu ottiene così la sua prima vera carica per conto di Israele, entrando a far parte dello staff diplomatico dell'ambasciata israeliana a Washington, dove concentra le sue energie nel difendere la scelta dello Stato ebraico di invadere il Libano nel giugno dello stesso anno, per poi diventare solo 2 anni dopo, nel 1984, ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite. Nel corso degli anni 80, Netanyahu entrò a far parte del Likud, il partito conservatore di destra israeliano, venendo eletto parlamentare tra le sue file nel Knesset con le elezioni del 1988, per poi dopo soli 5 anni diventarne addirittura segretario. Ma il vero anno di svolta per la carriera politica di Netanyahu fu il 1996, quando a seguito della vittoria del Likud alle elezioni generali viene eletto primo ministro di Israele, guadagnando così il potere esecutivo del paese. Il programma politico di Netanyahu degli anni 90 era molto semplice, ed essenzialmente basato su 2 punti. Fare in modo che la nuova autorità palestinese, nata dopo gli accordi di Oslo del 93, rispettasse i suoi obblighi e isolasse gli islamisti di Hamas. E poi, obiettivo ancora più importante per Netanyahu, garantire la sicurezza di Israele a qualsiasi costo. Ma in verità Netanyahu, rendendosi presto conto dell'ormai quasi totale impotenza dello storico leader della resistenza palestinese Yasser Arafat, dagli anni 90, al di là delle riforme economiche in senso liberale, decise di concentrare tutte le attenzioni dello Stato ebraico verso quella che veniva percepita come la nuova vera minaccia, ovvero Hamas, che negli anni 90 aveva organizzato vari attentati dinamitardi. E proprio a causa delle pressioni esercitate da Hamas, Netanyahu ordinò l'uccisione del suo leader Khaled Mesh'al mentre si trovava ad Amman, in Giordania,
innescando una severa crisi tra i due paesi che soltanto pochi anni prima avevano firmato con molta fatica un accordo di pace. Una crisi, quella del tentativo di uccisione del leader di Hamas, che sarà disinnescata dal re Hussein di Giordania in persona, che, preoccupato del potenziale implodere della situazione, obbligò Netanyahu a fornire l'antidoto per salvare la vita al leader di Hamas, che nel frattempo era ricoverato in ospedale in stato comatoso. Negli anni 90 Netanyahu, oltre all'inizio della lunga lotta contro Hamas, che caratterizzerà anche i suoi successivi mandati da primo ministro, inizia ad essere indagato dalle autorità di vigilanza per quello che può essere definito il suo più grande tallone d'Achille, ovvero gli scandali di corruzione, che ancora oggi rappresentano una vera e propria spina nel fianco costante del suo governo. In particolare, nel 97, Netanyahu venne accusato di possibili frodi di trattamento di favore nei confronti di un amico, accuse che poi caddero per poi essere rilanciate due anni dopo, ma spegnendosi di nuovo nell'archiviazione. Ma nel 1999, a causa anche della fiducia nei suoi confronti erosa da questi sospetti scandali, Benjamin Netanyahu perse le elezioni ed entrò in una fase attendista per qualche anno. Un periodo che coincise per alcuni aspetti con la radicalizzazione di alcune sue posizioni politiche, come la minor volontà di distendere i rapporti coi palestinesi e ancor di più alla convinzione che fosse assolutamente necessaria una guerra contro l'Iraq di Saddam per assicurare pace e prosperità all'intera regione. Ma Netanyahu tornò presto in politica nel 2003. Quando Sharon gli affidò il Ministero delle Finanze. Su questo punto diversi osservatori e giornalisti convengono nel ritenere che tale scelta di Sharon fosse in realtà una mossa per indebolire l'ingombrante figura politica di Benjamin Netanyahu, visto che nei primi del 2000, a causa della seconda intifada, Israele si trovava in una difficile situazione economica. Ma Netanyahu promosse un'agenda economica fortemente liberista, dove attaccò i monopoli e incentivò la privatizzazione del settore pubblico e la libera concorrenza, tagliando massicciamente le tasse. Una ricetta economica che si rivelò in breve tempo un grande successo, portando l'economia israeliana a un grande boom con annessa a una forte riduzione della disoccupazione. Un vero e proprio miracolo economico che farà guadagnare grande popolarità a Netanyahu negli anni successivi. Ma nel 2005, a causa della scelta di Sharon di far ritirare le truppe e i coloni israeliani dagli insediamenti sulla striscia di Gaza, emerse tutto il lato fortemente nazionalista di Benjamin Netanyahu, che in opposizione a tale scelta decise di rassegnare le proprie dimissioni da ministro delle finanze. Nel periodo successivo, a causa anche della vittoria di Hamas nelle elezioni palestinesi e al consolidamento del suo potere all'interno di Gaza, Netanyahu andò a incarnare la linea più dura nei confronti dei palestinesi, dove rigettava qualsiasi cessate il fuoco e volontà di distensione con i militanti di Hamas. Una posizione che sarà il vessillo della sua politica nelle relazioni con la controparte palestinese. Nel marzo 2009 Netanyahu vince di nuovo le elezioni alla testa del Likud e guadagna per la seconda volta la carica di primo ministro. E solo tre mesi dopo, in un famoso discorso fatto negli Stati Uniti, Netanyahu mette in chiaro una volta per tutte quali sono le sue condizioni per dialogare coi palestinesi, ovvero quattro diverse condizioni da rispettare. I vertici palestinesi avrebbero dovuto riconoscere Israele come Stato ebraico. Poi Israele avrebbe accettato lo Stato palestinese qualora si fosse completamente demilitarizzato. Terza condizione, i palestinesi avrebbero dovuto rinunciare al famoso diritto di ritorno nei luoghi dei propri antenati. E infine, Gerusalemme avrebbe dovuto essere riconosciuta come la capitale di Israele. Un'agenda che, come sottolineato dai vertici palestinesi, negava ogni forma e tipo di negoziato coi palestinesi. Inoltre, anche se è vero che inizialmente Netanyahu rimosse alcuni checkpoint su West Bank, garantendo maggior fluidità al settore economico, allo stesso tempo, nonostante gli annunci e le pressioni di Barack Obama, Netanyahu non fermò mai veramente i cantieri per costruire i nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania. Una mossa sicuramente molto gradita dall'estrema destra israeliana e dai nazionalisti. Ma nel settembre 2010 il presidente degli Stati Uniti Barack Obama spinse per una tavola rotonda con Netanyahu ed il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abbas per trovare definitivamente un punto di equilibrio, bloccare la costruzione degli insediamenti israeliani e andare concretamente verso la tanto vituperata soluzione dei due stati. Ma la riluttanza dei palestinesi per la volontà soltanto parziale di Netanyahu di interrompere la costruzione degli insediamenti, sommata agli attacchi coordinati di Hamas e agli attacchi israeliani ai convogli umanitari della Freedom Flottiglia, fecero naufragare ancora una volta i dialoghi. Un fallimento che sicuramente giovò all'agenda nazionalista di Netanyahu, tutt'altro che orientata a scendere a patti coi palestinesi. In generale, al di là di questi timidi accenni di distensione coi palestinesi, il vero chiodo fisso di Benjamin Netanyahu nei primi anni 2010 era l'Iran,
con cui c'era stata una vertiginosa crescita di tensione per la paura che si stesse dotando di armi nucleari. E proprio per questo nel 2013 Netanyahu si oppose con decisione all'accordo sul nucleare pianificato da Obama con l'Iran, nel tentativo di distendere i rapporti con gli Ayatollah dopo più di 30 anni di gelo. Un tentativo di riavvicinamento che Netanyahu bollò come un grande errore storico. Nel 2014, dopo la rielezione, Netanyahu dovette affrontare un nuovo scontro diretto con Hamas a Gaza, scoppiato dopo il rapimento e l'uccisione di 3 giovani ragazzi israeliani, portando la tensione nella regione di nuovo alle stelle, tanto da scatenare un terremoto anche all'interno dello stesso governo, che si aggiunse alla già pesante crisi di legittimità popolare di cui Netanyahu soffriva da tempo. Ma nonostante il calo di popolarità, Netanyahu riuscì a farsi rieleggere per un quinto mandato, dove si adoperò subito per riforme economiche per abbassare il costo dei beni alimentari, delle abitazioni e dei costi delle tariffe generali, allentando almeno inizialmente la pressione popolare sul suo governo. Fu dunque questo il momento della più acuta radicalizzazione delle posizioni di Netanyahu nei confronti della causa palestinese. E nonostante di facciata si continuava ancora a dichiarare favorevole alla soluzione dei due stati, in verità, con la scusa costante di Hamas, era sempre più propenso allo Stato unico. E a questo scopo Netanyahu si lasciò andare ad una serie di dichiarazioni come a giustificare l'irrigidimento e la scarsa fiducia di Israele nel processo di pace coi palestinesi. Come quando nel 2015 disse che Hitler, per sterminare gli ebrei, si era in verità ispirato al Gran Mufti palestinese di Gerusalemme. Una tesi ritenuta falsa e poco attendibile anche da molti studiosi israeliani. Di conseguenza, già nel 2016, Netanyahu si adoperò per accelerare la costruzione degli insediamenti in Cisgiordania, nonostante la contrarietà della risoluzione dell'ONU approvata ad hoc. E come ritorsione Netanyahu sospese la quota annuale che Israele destinava alle Nazioni Unite. Ma il vento quasi ostile dell'amministrazione Obama cambiò radicalmente in favore di Netanyahu con la vittoria di Donald Trump alle presidenziali americane. E non a caso, infatti, già nel 2017 gli Stati Uniti riconobbero Gerusalemme a capitale di Israele. Questo regalo a Netanyahu e alla destra israeliana rafforzò ancora di più i nazionalisti con l'approvazione del governo israeliano nel 2018 della controversa Nation State Bill, una legge che di fatto dichiarava Israele Stato-Nazione degli ebrei, di fatto cancellando completamente qualsiasi riferimento alla pluralità e all'inclusività delle altre confessioni e gruppi etnici presenti. Ma il 2017, al di là del vento favorevole offertogli da Trump, in realtà fu un anno piuttosto difficile per Netanyahu, perché si ritrovò di nuovo a doversi difendere da varie accuse di corruzione e favoreggiamenti, venendo dopo circa un anno ufficialmente indagato dalla Procura Generale israeliana. Nello specifico, in un caso, Netanyahu è stato accusato dalle autorità antifrode di essersi accordato con Anon Moses, il direttore del giornale Yediot Ahronot, per far sì che l'intera famiglia di Netanyahu ricevesse un'immagine giornalistica positiva. E in cambio sarebbe stata implementata una legislazione che avrebbe imposto delle restrizioni al giornale nemico Israel Hayom e assicurato altri benefit. Altra accusa per Netanyahu è quella di aver permesso al businessman Shaul Elovich un vento favorevole ai suoi affari in cambio ancora una volta di un'immagine positiva per l'intera famiglia di Netanyahu dal giornale online Wallah, di cui Elovich è proprietario. Queste accuse, sommate a molte altre, daranno luogo ad un processo iniziato nel 2020 e fortemente rallentato a causa dello scoppio della guerra nell'ottobre del 2023, causandone la continua e strategica procrastinazione. Ma rimanendo al 2020, al di là dei processi, sempre col supporto di Trump, Netanyahu riuscì a firmare i cosiddetti accordi di Abramo con Emirati Arabi e Bahrain, ai quali poi hanno pensato di aderire anche Sudan e Marocco, per la normalizzazione dei rapporti con lo Stato ebraico, fino ad allora congelati da più di 70 anni. Ma ancora una volta la crisi economica, gli effetti del Covid e il peso degli scandali scatenarono varie ondate di protesta in tutto il paese, che costrinsero Netanyahu a rassegnare le dimissioni nel giugno 2021. Netanyahu, dopo circa un anno all'opposizione, capì così che il vero ostacolo tra lui ed il potere non era né Hamas e nemmeno l'Iran, ma il sistema di giustizia israeliano, che infatti, non appena venne rieletto primo ministro alla fine del 2022, cercò subito di modificare con una grande riforma che limitava di molto il potere di intervento della Corte Suprema israeliana e della giustizia in generale sull'operato del governo. Una riforma che venne bloccata soltanto grazie alle massicce proteste degli israeliani del 2023, preoccupati dall'attacco di Netanyahu al sistema democratico israeliano. È stato dunque questo l'ultimo importante atto del governo di Netanyahu nel 2023, prima dello scoppio delle ostilità in questa nuova ed ennesima, ma sicuramente diversa guerra in Medio Oriente, che per ovvie ragioni non può certamente essere
essere discussa in questo video. Dunque, alla luce di quanto visto finora, chi è Benjamin Netanyahu? Beh, ogni volta che penso al suo trascorso e al modo in cui mette in atto il suo programma politico, mi viene sempre in mente lo stereotipo dell'uomo politico della Prima Repubblica Italiana. Ovvero uomini che erano nati e cresciuti in contesti bellici e che spesso avevano combattuto in prima persona, per poi partecipare passo a passo alla crescita politica ed economica del proprio paese. Uomini dalle idee forti, ma spesso coinvolti in scandali di corruzione. Dunque, Benjamin Netanyahu appartiene per molti aspetti a questo profilo politico, ed è un uomo che, bene o male, ha vissuto e visto risolvere praticamente solo con la guerra tutti i problemi di politica estera di Israele. Una scuola, dunque, quella della guerra, che non ha esitato a mettere in atto anche in quella che è forse la prova finale di tutta la sua carriera politica, la guerra corrente contro la coalizione a guida Iran in Medio Oriente.